quest'anno? Hai la maturità? Bene. Allora forse sai che l'esame è composto da due prove scritte e da un colloquio orale. Oggi ti spieghiamo come funziona la seconda prova scritta. La seconda prova è diversa da indirizzo di studio a indirizzo di studio e ha l'obiettivo di verificare le tue conoscenze nelle materie caratterizzanti del tuo corso. Le materie vengono scelte ogni anno dal MIUR entro il mese di gennaio, fra le cosiddette discipline caratterizzanti. Insomma, le materie più importanti del tuo indirizzo di studio. Il MIUR a fine anno prepara una traccia per ciascun indirizzo di studio e articolazione. Per fare un esempio, la traccia di un liceo scientifico della città di Palermo è uguale a quella che svolgono gli studenti di Milano. L'unica eccezione è rappresentata dagli istituti professionali. La loro prova, infatti, è composta da una parte ministeriale, quindi uguale per tutti gli studenti dello stesso indirizzo, e da un'altra che viene redatta dalla commissione d'esame. Il voto massimo che si può assegnare per la prova è di 20 punti, che si sommano a quelli della prima e dell'orale, e 40 punti di crediti. Bene, questo è tutto. Per approfondire, ti consigliamo di venirci a trovare su studenti.it.